da un portatile, quindi dobbiamo fare un attimino di prove. Ho un piccolo problema anche, non ho il disclaimer, mi sono accorto adesso che non ce l'ho, poi proverò a metterlo manualmente. Vediamo. Allora, mi sentite? Mi date l'ok? Devo aspettare che mi date l'ok. Ah, prima devo accendere anche questo. Mi si sente? Mi date l'ok? Non so se mi si sente. Ragazzi, mi date l'ok? Test. Allora. Questo non lo vedo, vediamo se faccio così. Questo lo posso anche chiudere. Allora, mi sentite? Ben arrivati a tutti. Cerco di fare lo stesso il webinar, anche se diciamo non sono in ufficio, però ho bisogno di un po' di collaborazione da parte vostra, che mi date almeno l'ok, che mi si sente, perché sennò lo facciamo vuoto. Test. Ciao, io vedo che ci siete, però se non mi date l'ok, allora posso anche provare a vedere se l'audio è così. Allora, vabbè, dai, vado, do per scontato che mi sentite e partiamo con il webinar, va bene? Perfetto. Allora, vediamo un attimo questo, vediamo questo, le domande me lo metto qui piccolino, vediamo se riesco a inserirlo qui. Allora. Qui basso, basso. Benissimo. Ho lo schermo logicamente un po' coperto da tutto, quindi devo stare un attimino. È uno schermo solo questa volta. Allora, benissimo. Siccome non mi sono preparato niente di operativo, come ho già detto, non sono operativo fino alla seconda settimana di gennaio, probabilmente, perché diciamo c'è Capodanno, poi c'è la prima settimana, io mi prendo ancora una settimana, sarò operativo dalla seconda settimana di gennaio e tanti di voi hanno scelto di fare, hanno deciso di fare la stessa scelta che ho fatto io, un po' per motivi di causa che non ci sono e questo non dovrebbe essere il motivo perché alla fine dovete essere comunque autonomi, ma un po' anche perché molti di voi anche perché hanno deciso di adottare, diciamo, questa pausa che serve di riflessione per staccare un po' dei grafici. Non avete mai pensato cosa vuol dire stare tutto l'anno, a aspettare il sabato e la domenica per fare un po' di pausa, poi di nuovo si ricomincia e poi è come se fosse una dipendenza del trading. Quindi la pausa serve assolutamente per capire che non si vive per il trading, ma si deve vivere, si deve vivere di trading. Nell'ultimo trimestre, o forse anche di più, negli ultimi 4-5 mesi, ho fatto del trading, diciamo, di posizione, non mi sono messo a fare trading intraday, stretto, e ho ottenuto delle operazioni un po' più lungo. Il guadagno è più o meno sempre lo stesso, quindi si può fare anche una sorta di trading un po' più rilassato. Allora, poi ci sono la differenza tra il trader accanito, chiamiamolo così, quello che tutti i giorni sta, oggi l'euro-dollaro normalmente come scatola d'orientamento dovrebbe essere long, infatti sta per salire, ma poi vi spiego anche il perché. Allora, il trader accanito è quello che ha come visione, come meta, che poi è una meta irraggiungibile, perché proprio la si vuole raggiungere, che non si fa, non si fa. Non si raggiunge una meta soltanto perché la si vuole a tutti i costi, lo sappiamo benissimo, proprio una regola proprio. Quindi se si ha davanti agli occhi l'idea di avere il Ferrari, avere la villa, avere questo e i soldi, divento questo, quello non è il trader. Immaginate se fosse così facile, lo farebbero tutti, no? Quindi rimanere 24 ore, per dirne 24, diciamo, ma un po' dobbiamo anche dormire, al computer e a fare trading non è quello che più rimani al computer più guadagni, assolutamente no. Proprio guardate, immaginatevi l'euro-dollaro adesso che ha fatto in questo time frame qui ha fatto 100 ore di 60 pips.
magari si riesce ad entrare e uscire, ma è quasi impossibile entrare ribassisti, uscire, entrare, uscire, entrare, uscire, fare un zigzag rialzista, ribassista nella zona di lateralità. Se fosse così facile capirle queste cose, nel peggiore dei casi si entra magari long qui, si cerca di prendere profitto, qui è andato in profitto, ah, ma non ha pagato abbastanza, torna giù, ah, ma ci riprova, sta andando su, e alla fine si è ancora a mercato, sta ancora guadagnando 10 pips, ma siamo a mercato da 100 ore. Quindi questa è la dinamica del trader che vorrebbe stare tutto il giorno al computer e fare, perché io amo guardare candele, questo è un, mi piace tanto stare davanti al computer. È la cosa più sbagliata che esiste, ti rovini la vista, ti rovini il tempo, la vita che hai per vivere e non per stare davanti al computer, e non ne guadagni niente. Se fosse che io rimango 8 ore al giorno davanti al PC, queste 8 ore intense mi fanno guadagnare, che ne so, 1.000 euro, però se rimango 10 ore ne guadagno 1.200, allora magari potrebbe essere un ragionevole dire che okay, mi faccio 5 mesi di 24 su 24 il computer, ma dopo ho una bella somma per vivere, per esempio. Ma non è così, ripeto, non è quello il punto. Io, visto che sono nuovamente in Italia, ieri sono andato in libreria, proprio come un pazzo, a ordinarmi dei libri 2 giorni prima di Natale, mi hanno guardato come, ma da dove viene questo? Poi libri di finanza, assolutamente no, addirittura delle case editrici che non danno i libri, li fare su richiesta, li stampano su richiesta, quindi è proprio una cosa terribile. No, per casualità cercavo di Gianluca Defendi dei libri, uguali quali erano, perché non ne ho uno, quindi ne ho uno solo, ma è vecchio, no? E per casualità in questa libreria dove sono andato ho detto no, noi abbiamo un accordo con questa casa editrice e abbiamo tanti libri a disposizione nel primo piano. Sono andato sopra, ho trovato 4 libri, di cui 2 me li sono comprati e ce l'ho qui davanti, quindi adesso magari vedo se riesco ad attivarvi la camera e vi faccio vedere anche il perché. Il perché, parlavo ieri con Sirio, il perché ho comprato questi libri. Io non sono, oggi facciamo un webinar un po' così perché sono con una stazione mobile e quindi non ho analisi davanti, anche perché non sto facendo trading già da più di una settimana, quindi non ho analisi, so soltanto che comunque l'euro dollaro dovrebbe spaccare a rialzo per motivo ciclico, magari poi andiamo a vedere. Anzi, per darvi un altro input prima di partire, mettiamo magari una moving average, una media mobile del computer anche lentino a 48, la mettiamo più grossetta, la mettiamo bianca. Ok, questa la vedete che già conferma qui la partenza, la scatola d'orientamento che, ragazzi, io ho fatto 2 video la settimana scorsa, o uno la settimana, sì, 2 video, mi sa che la settimana scorsa o la settimana prima, dove parlavo della scatola d'orientamento. Vedete, qui non sono neanche gli strumenti, non c'è più niente. Allora, mettiamolo qui. Allora, dove sei il mio quadratino? Eccolo qui. Mettiamo qui, inserisci. Mettiamo qui questo, inserisci anche questo, inserisci e chiudo. Prendo questo quadrato qui, me lo trasporto nella scatola d'orientamento, come lo chiamo io, devo guardare sempre i punti che mi interessano di più, e infatti eccoli qui. Vedete che ho preso, ma posso prendere anche questo alla fine, vedete che è la stessa cosa più o meno. Ok, vedete che i corpi, qui prendo anche i corpi, poi ci possono usare anche le spike, ma io preferisco i corpi perché mi danno un'informazione più precisa, ovvero se noi andiamo a vedere le candele, sto il pignolo di Paolo, ecco qui, ah, sono andato troppo indietro, troppo in avanti. Se andiamo a vedere a questo quadrato qui, che è la scatola d'orientamento, il prezzo qui è uscito con una spike tornato dentro, qui è uscito con delle spike tornato dentro, qui uscito con delle spike, qui esce con un corpo rosso e rientra con il corpo verde, quindi se le uniamo queste 2 candele sono una spike, quindi anche qui una spike, vedete che non riesce a uscire da questa scatola d'orientamento, ok? Essendo però una questione dinamica che il prezzo
Arriva, vedo che ci sei. Ciao Giordano, ti ho mandato, ti ho scritto su Skype. C'è qualcosa che non va? Riprova a vedere se devo uscire il testo, che hai inserito il codice correttamente. Da quando inserisci il codice correttamente, ti arrivano anche i segnali che da ieri, tra virgolette, sono attendibili perché li ho sistemati. No, abbiamo avuto una decina di giorni di segnali sul minuto che ne arrivavano, non so, 200-300 al giorno. C'è cioè una cosa. Chiaro che non erano attendibili, erano in una fase di test. Da ieri sono attendibili, ci sono varie 11 copie. Oggi vediamo, tempo permettendo, mi metto a fare altre cose, devo inserire altri tipologie di segnali, poi ci saranno a gennaio do l'ok. Cioè, adesso sono già attendibili, però ragazzi, vi ripeto, sono attendibili i segnali, ma non è attendibile il mercato. Siamo in una zona di prenatale, festivo, tutto il resto. Quindi io ho preso questa pausa sia per sistemare la chat dei segnali, ancora qualcosina mi manca perché mi stanno maledicendo tutti i giorni perché gli ho dato tantissime cose da fare sotto le feste e i programmatori mi devono fare ancora qualcosina perché ci sono tante cose ancora da sistemare. Ah, ok, perfetto, benissimo Giordano, mi fa piacere che vedi che c'è. Io lo scrivo copia e incolla, però tanti per sbaglio poi succedono altre cose, ma non importa, l'importante è che hai adesso aderito, sei a posto, ti è arrivata la conferma, quindi sei adesso ai primi, adesso vedendo che i segnali li ho messi solo H1 e H4 per il momento, non andremo sotto l'H1 per il momento, quindi i segnali saranno forse diciamo una media di 10-12 al giorno. Poi anche questa qui è una questione che col tempo andremo a capire che un segnale che è su H4, per esempio, mi arriva un segnale long di H4 sterlina dollaro. Dopo un paio d'ore mi arriva un segnale short di sterlina dollaro H4, H1. Allora devo dire, ok, su H4 sono long da segnale, non è che devo essere al mercato, e su H1 invece mi dà il segnale short. Cosa faccio? La mia mente deve essere libera. Al prossimo segnale H1 long vuol dire che il segnale H4 long ha mantenuto il suo regime, non si è girato. Allora vuol dire che è un doppio segnale long e lì mi posso mettere a mercato. Anche questa può essere una dinamica. Poi ci sarà una signorina che poi non è un artificiale, è un robot, che spiegherà nella chat, anche questo qui è una cosa che mi hanno detto, ma perché lo devi fare? Perché deve essere così. Allora ci sarà un robot che risponderà in generale quando magari uno scrive segnale, gli arriva la parola, gli arriva la risposta, sono cose artificiali. Ma la funzione di questo robot sarà spiegare anche la dinamica di come leggere il segnale, il perché. Quando il segnale è long term, quando il segnale è H4, quando il segnale è H1, insomma, un paio di cosettine che si aggiungono con calma, ma ci vorrà del tempo. Ok? Bene, quindi questa chiusa per la chat dei segnali, la chat dei segnali, poi chi vorrà aderire mi scrive in privato o così via. Adesso vediamo, non sapete che a me non è che interessa più di tanto questa parte. Mi piaceva avere i segnali più che altro per arrotondare tutto l'effetto dell'accademia, aiuto. Scusate, bevo qualcosa. Dell'Academy, arrotondare un po' con un servizio segnali che secondo me agevola tantissimo perché magari sfugge un segnale overline che overline. Adesso vediamo se ce l'ho qui. Devo spostare tutto per attivare questo. Il segnale overline, magari adesso qui su euro dollaro. No, però magari inseriamo. Allora, andiamo qui, prendiamo l'USD Yen o che ne so, CAD, CAD Yen. Ci vuole un po' di tempo perché il mio computer è un po' lentino, devo dire la verità. Allora, nel frattempo, vediamo poi di attivare la camera, vi faccio vedere quanto sono bello. No, sto scherzando, vi faccio vedere due libri. Che magari potrebbe essere un bel regalo di Natale che vi fate, no? Qui metto il formato overline, eccolo qui, e anche sul CAD CHF ho un'impostazione già pronta che mi darebbe un segnale, che magari però sono
al lavoro, sono in macchina, sono, che ne so io, sto correndo, scusate, questo ho sbagliato il tempo, sto correndo e non ci sono e quindi non posso usufruire di questo segnale. In questo caso il CAD-CHF darebbe un segnale sopra la linea verde, quindi potrei anche, magari se ho in testa, in mente, perché l'avevo visto che era arrivata una bella discesa e ho addirittura una parte di lateralità, quindi quando arrivo qui dovrei partire di alto. Quindi quando so queste cose qui potrei essere agevolato da un segnale che mi arriva, perché nella sigla del segnale c'è anche scritto che metodologia di segnale è, che tipo di segnale è, ok? Poi aggiungo anche segnali statistici e tutto il resto, ok? Ma sono segnali che non ripeto, che non mando io manualmente perché ho guardato il mercato, perché se c'è una condizione di causa, perché mi piace il ciclo, che non so io. No, sono segnali puramente tecnici, ok? Allora, per finire questo, la scatola d'orientamento, se notate, sta cercando di nuovo di tornare giù. Allora, l'unica cosa che non mi piace come segnale rialzista, come intesa di andamento rialzista, è che abbiamo l'indicatore, per esempio, che non sta qui in basso, che mi dà il segnale di rialzista. Infatti, se notate, tutti i segnali long, anche questo, anche questo, anche questo e anche questo segnale short, sono dati anche qui, sono dati dall'indicatore sulle parti alte. Quindi, veramente, soltanto già utilizzando questo, vediamo se riesco a prendermi la penna e lavorare con un monitor non è semplice. Allora, Beppe, ti ho letto adesso. Spettacolo, cos'è il spettacolo? Qual è lo spettacolo? Allora, andiamo, sto cercando la penna, scusatemi ragazzi, però non avendo, non avendo il mio computer, ma sono con un portatile, non avendo la mia postazione. Dai. Allora, adesso c'è questa cosa qui di mezzo che non me la fa. Allora, come facciamo a toglierla? Allora, eccoci qua. Allora, se io vado a vedere. Partiamo dalla scatola d'orientamento. Qui è un segnale long, sono nella parte bassa, vado long. Qui siamo nella parte alta, posso andare short. Qui siamo nella parte bassa, posso andare long. Notate che però long non è che mi fermo qui, c'ho questa salita lunga, ci vuole un po' di dire ok, va bene così, mi fermo, giusto? Qui per esempio non si poteva fare long e non si poteva neanche fare lo short, perché logicamente qui non ho un segnale chiaro, siamo nella parte centrale, quindi questa cosa qui non la potevo fare, perché poteva partirmi come minimo di Gauss, questo poteva essere il minimo di Gauss, quindi partirmi ciclicamente un ciclo 1 e partire a rialzo, quindi questa cosa non la potevo fare. Mi ritrovo nella parte bassa della scatola d'orientamento, ho un segnale long, la parte centrale, questo lo potevo fare, giusto? Questo poteva farne anche lo short. Notate, il primo short scende, poi torna su, stesso segnale scende di nuovo. Quindi si poteva fare un doppio short volendo, ma quando si entra, si esce 10-15 pips, è un time frame H1. Quello che io continuo sempre a dire, quando fate un'operazione intraday sull'H1, non potete aspettarvi 60, 70, 80, 100 pips, 15 pips, 10 pips, 8 pips. Quella è la giornata. Se voi, io faccio trading con delle size pesanti, quando io entro faccio 10 pips, porto a casa 200-300 euro, 100 euro, 150 euro, dipende, l'ho fatto vedere tante volte. Quindi, chiaro, se avete un conto da 1000 euro e fate con 001, portate a casa 1 euro, giusto? Quindi la proporzione è quello che cambia. Qui vado, vedete qui, continua, qui c'è un segnale, c'è una scatola d'orientamento che dovrebbe darmi un segnale short, ma se vado a vedere nell'indicatore non è tanto chiaro, non lo faccio. Qui non arriva più a toccare la parte bassa, quindi non ho più un segnale long e qui non ho più un segnale short, perché qui l'indicatore adesso non ce l'ho ancora, ma potrebbe essere un segnale short. Arrivato però
a un'estensione lunga della scatola d'orientamento, dovrò capire che prima o poi o da una parte o dall'altra della lateralità esplode il prezzo. Siccome il minimo di Gauss potrebbe essere questa zona qui, quindi già aver avuto un ciclo 1 un po' laterale, questo potrebbe essere già il ciclo 2, avrei già avuto un nuovo massimo. Quello che magari ci si aspetta invece è il breakout di questa zona rialzista. Essendo poi giorni festivi, non è consigliato seguire nessuna tecnica, funziona proprio perché manca di volume, in più ci sono delle estensioni di mercato dovute a opzioni in chiusura, hedge fund e tante cose che a fine anno stanno chiudendo proprio perché anche loro fanno una pausa, quindi non lasciano soldi al mercato e tolgono, ok? Allora, poi per i più audaci, come mi piace sempre dire, se si vede una spike del genere, o spike del genere, o spike del genere sulla parte alta, non questa spike, anche se poi avrebbe dato un buon risultato, anche questa, ma direi di no, queste spike che escono fuori ci induce a fare uno short con lo stop loss sulla spike. Allora, scusate. Gli stop loss assolutamente sono la cosa che usandoli è come se avessi una. Certo, chiaro, se tu prendi 10 posizioni, fai 10 stop loss, non è che abbia tanto senso. Però statisticamente, se le tue strategie o le strategie che stai seguendo sono profittevoli, ti prendi uno stop e va bene anche così. Poi commutare uno stop loss, cioè una zona che stai prendendo profitto e la commuti in uno stop, è la cosa un po' da sciocchi, perché se stai guadagnando 10-12 pips e non metti lo stop a pari o non prendi profitto, io prenderei profitto, però questa è una dinamica mia. Allora, magari a un certo punto il mercato aprono, che ne so, c'è un dato macroeconomico, oppure aprono le borse o la candela delle 10 e ti parte a rialzo, tu stai lì ancora al mercato e sei fuori di 50 pips. Non ha senso fare questo trading. Però Peppino, un attimo che non vedo le domande, cancello questo. Ti ripeto, non so neanche se questo webinar potrò poi pubblicarlo perché non ho da sciocco, non ho il disclaimer. Proviamo se riesco a vedere. Ok, non mi ha ancora risposto cosa vuol dire spettacolo, cosa intendevi dire che spettacolo, però va bene, non importa. Allora, quando notate sulla parte alta, chissà perché i prezzi sono tornati all'interno della scatola d'orientamento, quindi anche questo qui, fatene pregio del video tutorial o dei video che io metto pubblico nel blog, perché non è che li metto a scopo di lucro, non ci sono pubblicità dentro. E quindi uno magari si guarda il video della scatola d'orientamento, lo guarda una volta, guarda la seconda parte che sono due video e poi non lo mette in atto. Che senso ha perdere 2 ore a guardare, a sentire questo antipatico di Paolo che vi spiega una cosa se poi non la mettete in atto? Cioè, io non ho guadagnato niente perché il video è gratuito, tutto il resto, non ci sono pubblicità, non ne ricavo niente. Voi non ne ricavate niente perché vi siete persi 2 ore, però non la mettete in atto, ma almeno provate, no? Allora, ah sì, la chat, aspetta, sì, la chat sta diventando uno spettacolo. Mi fa piacere che ti piace, ma la sto facendo io proprio con passione, quindi è una questione anche mia di farla bene. Allora, perché mi compro dei libri? C'è poi un camion che sta raccogliendo l'immondizia, c'è un rumore. Allora, perché mi compro dei libri? Essendo già un trader affermato, confermato, non avrei bisogno, perché io mi compro dei libri? Allora, il piacere di studiare è venuto dopo, come tutti i ragazzi. Non è che ero un alunno modello alle scuole, non mi piaceva andare a scuola, no? Ok, come a tanti poi del resto, no? Superato la certa età, è diventato lo studio più che altro una ricerca personale, ok? Siccome con Sirio avevo cominciato uno studio sui volumi laterali, sull'asse, sulle accise, insomma, diverse cose che io non uso, infatti non uso i volumi. Avevo cominciato uno studio, serve lui, ma condizione di tempo e condizione anche di trading, perché non usando i volumi e volendo usare anche questo strumento nel mio trading mi portava a una confusione, ho abbandonato lo studio. Ho detto, ok, no, fermi qua, fermi tutto perché sto facendo del trading sbagliato, uso piuttosto, continuo la mia tecnica perché non ha senso
che io uso uno strumento se poi anche addirittura non riesco a fare il trading giusto, quello che faccio sempre. Bene, però mentre cercavo in libreria proprio questi libri, c'è un capitolo, probabilmente tutto il libro non mi servirà, ok? Vediamo se riesco a farvelo vedere. Perdonatemi, sarò anche spettinato, ma chi se ne frega. Vediamo se riesco a farvi vedere. Datemi l'ok se mi si vede. Allora. Eccolo qua, perfetto, mi si vede. Perdonatemi. Bene, qui dietro c'è anche l'albero di Natale, no? La mia sorella, quindi loro hanno l'albero di Natale. Allora, questo libro qui. Poi tanti di voi mi hanno chiesto, mi arrivano sempre queste richieste alla fine, perché è anche una cosa carina. Io faccio il video di Capodanno, quest'anno vediamo come lo imposto. Quindi questo libro qui, per esempio, ha una cosa molto carina, Guida pratica al Forex, quindi assolutamente già il titolo ti dice, ok, questa è per chi non ha ancora, parte da zero, ma anche per chi è già da tanti anni, io lo leggo lo stesso perché mi piace leggere queste cose qui, trovate delle informazioni, delle correlazioni, qui c'è tanta roba per esempio sulle correlazioni, che potrebbe essere molto interessante, ok? Sulle correlazioni, adesso è chiaro che vi faccio vedere delle parti del libro che non c'entrano, cioè non si riesce a leggere tanto a vedere, però parla molto delle correlazioni, quindi sono interessato a capire questo, sebbene io di correlazioni già le metto in atto molte volte. Ho la correlazione dinamica e tante altre cose che mi sono, i nomi me li do io logicamente per distinguere questo, però una cosa che mi interessava è per esempio la volumetrica, ok? Questa cosa qui che si vede qui, ok? Quindi c'è un capitolo che parla veramente di volumi, non so se lo trovo, se è questo il libro, no, è sull'altro libro. A scuola di trading, ok? Questo mi sa che è l'ultimo perché è stato scritto nel periodo del Covid, l'ho visto ieri la prefazione. No, questo qui, questo è stato l'ultimo che è scritto nel periodo del Covid, quindi questo è anche molto bello. Ma qui c'è un articolo, poi notiamo che le assomiglianze, io Gianluca non lo conosco personalmente, però ho ancora le sue mail, quindi dovrei guardare nel 2008, mi pare, o forse anche prima, avevo ricevuto da lui un capitolo di un suo libro per darci un occhio, queste cose promozionali, logicamente, mi ha dato una mail, mi è arrivato questo capitolo, mentre lo leggevo trovavo delle cose che non tornavano nella lettura, dicevo, ma com'è possibile? Perché dice questo? Perché questo? E ho mandato una mail di risposta, guarda. Scusa, mi intrometto, ma sono nuovo, avevo scritto, infatti non era che era poco tempo, facevo il trade, erano 6-7 anni, e lui mi ha risposto gentilmente che assolutamente avevo ragione e aveva invertito delle parole, non stava in piedi il discorso, ha ricorretto il libro ringraziandomi perché poi andava in stampa una settimana dopo. Di questa cosa qui me ne faccio anche bello perché ho trovato anche questi libri, magari nei primi capitoli che sto leggendo, che ho incluso ieri, ho trovato anche una parola doppia, quindi c'è anche degli sbagli di grammatica, qualcosa del genere. Quindi vuol dire che non è uno scrittore che fa il libro, è proprio un trader, lui fa che è un trader. Questa cosa qui è molto carina. È logico che non si vede tanto, però la questione della lettura dei volumi e di tante queste cose qui mi piacciono e quindi andrò, logicamente io ho già fatto qualcosina con Sirio e andrò a approfondire queste tecniche qui leggendomi un libro, quindi assolutamente faccio il copione, togliamo, quindi di nuovo prima che tolgo la camera, questo è un libro che consiglio, mi sa che oggi quando vado dalla mia mamma, lì vicino c'è questa libreria, qui se volete copiarvi, fare un copia e incollo, cerco di metterlo sul posto. Quindi. Quando vado dalla mia mamma oggi, poi andrò di nuovo in libreria, mi sa che mi compro anche gli altri due. Quindi un libro del genere, questo costa 30 euro per dirvi il prezzo, e questo ne costa 21, 22, però gli altri costano già sui 70, 80 euro. Ma qual è il valore di un libro? Togliamo la camera adesso. Ecco. Qual è il valore di un libro? Il valore del libro è
una piccola parte che si trova dentro al libro che ti porta ad avere una lettura del grafico. Okay? Cioè, io adesso a sapere che questa situazione qui, l'ho detto, non è da andare long, perché siamo andare solo, vedete, se si entrava qui, come dicevo io, con lo stop loss di 17 pips, ci guadagniamo già di 14. Quindi il trading è questo. Il valore di un libro è due pagine del libro che ti hanno portato a una soluzione. Questo è il costo che hai pagato. Quindi non è niente pagare un libro di fatto bene. Attenzione, attenzione, non andate in libreria a comprare un libro se non conoscete chi l'ha scritto, così a caso. Aprite, guardate, cercate, perché a volte ci sono anche dei libri che non c'entrano niente, che sono proprio quelli scritti da, io ne ho uno, ma non vi faccio il nome perché logicamente non posso farlo. Uno, anzi due ne ho, che li ho comprati così, ma assolutamente vanno bene per chi non ne capisce veramente zero assoluto, ma è come se vai a comprarti un corso online che ti fanno vedere le resistenze, i supporti, una cosa del genere, cioè una cosa che non c'entra proprio niente. Ok? Bene, torniamo però noi, lasciamo stare la questione dei libri, che io non è che pubblicizzo direttamente Gianluca De Fendi perché mi sta simpatico, mi fa piacere dirlo perché sono i libri che vanno, secondo me, hanno un valore aggiunto. Ok? Io ho fatto anche diversi anni fa ho fatto un video dove ho fatto vedere diversi libri che ho comprato anche di altri autori. Non, cioè, nel contenuto del libro ci saranno sicuramente, per me che sono ormai dopo tanti anni faccio trading, forse il 20% o il 30% di interesse, il resto sarà cose che già so, però lo stesso le leggi, le ripassi, magari trovi qualcosina che ti era sfuggito. Quindi alla fine è questo. Il continuare a istruirsi in questa materia, se vuoi fare il trader, secondo me è la cosa più genuina che si deve fare. vi leggo dopo, dai. Perché non mi avete mai visto, tanti di voi non mi hanno mai visto, ma sono io, sono qua. Allora, tornando noi però ai grafici, visto che questo webinar tra un pochettino termina e ho fatto, diciamo, una piccola comparsa, visto che probabilmente non riesco neanche a pubblicarlo perché non c'è il disclaimer, quindi io magari nel mio blog sì, ma non lo posso passare avanti come se non l'avessi fatto. Andiamo avanti nella scatola d'orientamento. Qui si nota benissimo che c'era una situazione ribassista, ma allora, visto che la campana gaussiana sta per partire e probabilmente qui sotto ci sarà il minimo di Gauss, questo addirittura è già il ciclo 1, per esempio, quindi siamo già nel ciclo 2. Se il prezzo adesso mi ritorna nelle parti alte, quindi questa candela o magari la prossima in queste zone qui, io da qui potrò andare long perché probabilmente partirà a rialzo, mi romperà tutte queste spike e via rialzo. Posso unire da questa zona qui, cercando una zona per esempio di complice di trend line, magari mettendo questa, la trend line adesso la facciamo così, proprietà, togliamo il raggio così mi diventa quello che voglio e la metto così. Ok, guardate con che precisione, massimo, massimo, massimo. Quindi è chiaro che se adesso mi ritorno a qui vicino andrà a rompere questa trend line e partirà a rialzo. Poi strumenti che si devono inserire sempre sono per esempio un Fibonacci, questa zona qui è una zona di Fibonacci, insomma un paio di cosettine che adesso non sto qui a rompervi le scatole con le solite cose. Ok, quindi per la giornata di oggi che ho fatto questa comparsa, domani è già venerdì, giusto? Giovedì, quindi domani è venerdì, sabato, domenica, martedì prossimo non farò il webinar, siamo su Natale, per vedere, poi vediamo, magari riesco a farlo, mi procuro anche il disclaimer. Il giorno 27 dopo Natale, sto perdendo la nozione del tempo, giusto? Il giorno 27 esattamente. Il giorno 27 magari riesco anche a fare il webinar, perché no? Il giorno 29, per esempio, non lo farò perché sono in viaggio. Ok? Vediamo, magari ci si rivede il 27. Ok? Quindi, cosa, fatemi vedere quando sarebbe il prossimo webinar. Martedì 27. Sì, martedì 27. È strano, siamo già al 22 adesso. 22, giovedì 23, 24. Eh sì, il 27.
Dal giorno 27 magari riesco ancora a farlo, magari il 29 no. Ok? Quindi, detto tutto per oggi, ho diciamo un po' dato una spiegazione di cosa vuol dire la tracciata dei segnali. Non sono segnali presi a caso, quindi sono segnali logicamente tecnici, ma fatti bene, attendibili da quando lo dirò io, anche se adesso quelli che ho messo sono già buoni, ma il periodo natalizio non li farei. Poi è chiaro che un segnale che ti arriva alle 7 di sera, alle 8 di sera su H1 non è da ripetere, ma questa è una cosa che ho già detto. Se invece un segnale è H4 e ti arriva alle 8 di sera, magari lo si può anche fare. Oppure si lascia stare, quindi carta e penna ci si scrive, ok? E si va il giorno dopo a guardare, ah, ma quel segnale H4 dove era? Ah, era 10632. Ah, dove siamo adesso? Ah, 10633. Allora siamo nella stessa zona, lo posso rifare. Esempio, no? Chiaro che devo nel contesto guardare che cosa è successo in quel varco di tempo. Ok? Mi sa che ho risposto a tutti. Vi ripeto, l'overline, per esempio, è anche uno strumento che andrà a dare dei segnali, proprio perché se mi metto a guardare una coppia che non sto seguendo per niente, ma mi dà un segnale, nel momento in cui dà il segnale, cioè a Duyen, per esempio, che è già comunque un segnale che ho messo ieri. Sulla strada dei segnali, quindi chiaro, sì, buono. 4 ore. Questo segnale qui, per esempio, non avrebbe dato segnali perché la linea rossa è sotto, quindi non ha segnali. Ho preso un esempio brutto, andiamo a vedere un'altra cosa. Nord Zelanda CHF, dov'è? Mi piace tanto come segnale overline. Sarà qui giù. Nord Zelanda CHF. Lo mettiamo subito H4 così non rompe le scatole. H4 e poi formato overline. Ok, questo qui per esempio, questo segnale qui sarebbe stato un segnale short. Notate, il prezzo scende, ritracciamento, guardate che quanto è semplice fare trading, guardate. Fibonacci. Che poi adattato alla tematica dei segnali si può anche andare a vedere, non è che si fanno a occhi chiusi un segnale, ragazzi. I segnali sono anche parte dell'Academy. Cosa vuol dire? Sono parte di un percorso di apprendimento, di studio e tutto il resto. Quindi vado a vedere quando è che mi ha dato il segnale. Guardate, Fibonacci di questa espansione, 30 inversione o che ne so io. Qui c'è una flag. Mettiamo così a caso, non sono neanche a perdere tempo, no? Una flag, cioè una bandiera, ok? Prezzo che ritorna dentro la bandiera, ritorna qui, scende. Qui mi dà un segnale short, il primo, volendo, però vabbè, non lo faccio. Il prezzo ritorna su, va sulla zona del 50% di Fibonacci, sulla linea verde, mi dà un segnale, io so che mi sto aspettando un segnale short sull'MCHF, il short. L'alzata di segnali ti darebbe il segnale short qui. Cosa vuol dire? 140 pips, una posizione long term. Con questa cosa qui, secondo me, abbiamo risolto il problema che se stiamo fuori passeggiando o siamo al mare sotto l'ombrellone, a questo punto, volendo, avendo avuto i grafici magari la mattina presto o il giorno prima davanti agli occhi, si può riprodurre questo segnale. Ci si segna magari in un foglietto di carta come faccio io, dov'è il livello del 50%, oppure, anzi, più ancora tecnologici, si prende il telefono, si fa una foto, si va a vedere nel momento che esce il segnale dove siamo. Ragazzi, è tutta questa è una questione di praticità, ok? E questo segnale qui sul 50% avrebbe dato questa cosa. E vi assicuro che io stamattina non mi sono assolutamente preparato, anzi. Ho dovuto scaricare una MetaTrader perché su questo computer non ce l'avevo. Quindi non sono andato a vedermi i grafici per farvi vedere una cosa. Il trading è una cosa semplice. La cosa difficile siamo noi, ok? La cosa difficile sei tu, Peppe, non è il trading, ok? Io faccio l'esempio di Peppe perché siamo amici, ma la questione di fare il trader. È proprio una questione che visualizzare quello che vuoi avere non è
poi il rapporto a faccio il Preda perché voglio il Ferrari. No, viene dopo. Faccio il Preda perché devo guadagnare. Chi invece non rapporta il trading e non fa scuola di trading, non segue i segnali, non fa nessuna cosa, non magari si guarda ogni tanto un video di qua di là, legge qualche libro, il trade è un po', diciamo, fare trading vuol dire anche comprare un appartamento e dopo un anno rivenderlo a 10-20 mila euro in più, e anche fare trading. Quindi fare trading è un baratto, giusto? Quindi fare il trader che magari ha fare altre cose, guarda l'euro-dollaro, mi dice ok, ho 3.000 euro nel conto, metto un 0,10, non può andare a zero perché deve farmi 3.000 pips, o che non so io, quindi non va a zero. Lo lascio stare, quando mi guadagna 5, 6, 7, 800 euro, allora la chiudo. Questo è anche fare trading. Non è stare tutto il giorno al computer, magari nell'arco dell'anno farai solo 10, 15 trades, però il tuo conto è profittevole. Quindi vedi che già questo apre un nuovo mondo, perché dici, ah cavolo, non avevo pensato che si poteva fare trading anche così. Certo che si può fare trading anche così. Dipende da quello che vuoi fare, ma se chi fa trading così, guadagnando con 10, 15 posizione l'anno, i suoi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 mila euro per andare in ferie con la moglie e i figli, è un trader profittevole. Ma chi invece dice, ok, io voglio fare trading 24 ore su 24, sto 10 ore al computer, voglio fare così, devo fare come Paolo che fa il trading intraday, poi chiude a mezzogiorno e ha già guadagnato 1000 euro. Non è facile, non è possibile farlo questa cosa qui, da oggi a domani. Io, sapete quanti schiaffi che ho preso dai mercati? Ne ho guadagnati tanti di soldi, ma ne ho persi tanti. All'inizio, guarda, ero un ribelle di questa cosa. E poi ti metti nelle condizioni di caso, dici, ok, faccio questo, mi faccio un'altra tipologia, ok? E ti trovi nelle condizioni di dover fare o di fare del trading molto più tranquillo. Poi nel trading intraday, quando io faccio in 2-3 ore 1000 euro la mattina, ho seguito un pezzettino di grafico, il resto non mi interessa, cioè non mi interessa se il giorno dopo o il pomeriggio avrebbe pagato di più, non mi interessa. Io vado a tirare il dente nel momento giusto, basta. Cioè, poi il resto è tutta vita. Perché se poi rimani al computer ancora ore e ore e ore, io ti assicuro che hai una probabilità molto più alta di sbagliare, proprio perché la concentrazione diventa di meno. Adesso è un dato macroeconomico, ti costringe a stare al computer di più. Non si fa trading così. Ok? Il problema di tanti è che volete guadagnare adesso, aprire il trade e dopo 5 minuti guadagnare 1000 euro. Non è possibile. Si apre il trade, si aspetta, a volte un trade dura anche 2-3 giorni, ma se l'avete fatto bene, dopo un paio d'ore paga, per esempio. Ok? Basta con il cazzattone universale che faccio sempre. Grazie a tutti, ci si sente il giorno 27, probabilmente martedì 27, se riesco a collegarmi. Ah no, 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 il 27 non posso. Il 27 non posso, vi dico già adesso che non posso perché il 27 e 28 mi sa che non riesco perché devo portare la mamma da parenti, amici, quindi assolutamente no. No, ci si sente, vi dirò, vi aggiornerò io i webinar che non faccio. Ok? Grazie a tutti della partecipazione, siete tantissimi lo stesso anche se siamo in periodo festivo. Vi ringrazio, ci si sente la prossima volta. Ciao a tutti, ciao!